Buonasera a tutti, eccoci qua di nuovo con Exit 30 minuti con, questa sera una serata al femminile, abbiamo un ospite particolare che viene dalla Toscana, un ospite che si occupa di teatro delle donne e ci spiegherà un po' tutta la sua storia. Adesso ve la introduciamo. Stella Paci, ciao, ben arrivata, ecco arriva Paolo. Salve a tutti. Accendi il microfono che ce l'hai spento. Ok, Eccomi. perfetto. Bene, ora come consuetudine io lascio il palcoscenico a voi che farete questa chiacchierata e ci rivedremo poi alla fine prima della conclusione. Io mi ritiro dietro le quinte e ci vediamo dopo. Ciao, Ciao Dani, a dopo. ciao. Bene, Stella, grazie di questa partecipazione. Allora, Stella Paci di Pistoia. Collaborazioni e attività con tre compagnie, in particolare Leggermente Teatro, Teatro di Mezzanotte e Progetto Teatro. Stella Paci è un'attrice, ma è anche impegnata nell'ambito organizzativo, gestionale, quindi dirigenziale, in particolare nella WILT, dove ha ricoperto vari incarichi e, diciamo, dall'anno scorso è anche componente dell'esecutivo nazionale. Ecco. La prima domanda, come sai, è sempre, diciamo, è un po' di prammatica, è scontata, ma è giusto farlo. Allora, Stella Paci ci parla un po' di Stella Paci, quindi, diciamo, facci una presentazione del tuo percorso, della tua vita teatrale. Caro Presidente, ti ringrazio di questa domanda molto diretta e comunque alla quale cercherò di rispondere. Beh, l'esperienza teatrale per me è molto intensa, molto importante, che dura da tantissimo tempo, alla quale ho dedicato veramente passione, studio, attenzione e tempo. È un amore da sempre, questo l'amore per il teatro, che ho cercato di coltivare come, per quanto mi sia stato possibile, perché non ho potuto farne un mestiere, chissà se è stato un bene, se è stato un male, però è una passione che comunque coltivo con attenzione. Ecco, questo direi è un termine che mi piace utilizzare con attenzione. Chiaramente ho studiato e continuo a studiare, ho frequentato laboratori teatrali in un centro culturale molto importante qui sul territorio, che è il Centro Culturale Il Funaro. Sono stata seguita da professionisti di livello, devo dire, in modo particolare. Il mio maestro principale, non me ne vogliano gli altri, è Loriano Della Rocca, è un attore che ha lavorato con Cantor, quindi c'è un livello molto alto, direi. E poi si sono susseguiti Massimo Grigò, Monica Menchi, Ornella Esposito, altri insegnanti, altre persone, Massimo Talone. E tutto questo percorso ho conosciuto persone, ho approfondito tematiche e forse ho anche conosciuto me stessa. Quindi diciamo la parola quindi, che tu sottolinei è attenzione, quindi come dire responsabilità, no? Come diciamo sempre quando parliamo del teatro. Sì. Ecco, entriamo allora appunto nel tema specifico. Oggi abbiamo scelto teatro delle donne, teatro al femminile e diciamo tra l'altro tu, poi dopo ne parleremo dopo, nella WILT. Tra le deleghe, diciamo, che tu hai nell'esecutivo c'è proprio quella del progetto donne e di questo poi ne parleremo dopo. Rimaniamo invece adesso ancora nel tema, diciamo, in generale. Allora, il rapporto tra le donne e il teatro è sempre stato molto difficile, no? Perché sappiamo che per tanti secoli, diciamo, le donne sono state escluse nell'antica Grecia, forse addirittura non potevano partecipare neppure tra il pubblico. Nel mondo romano c'era questa eccezione che era, diciamo, gli spettacoli di mimo, ma diciamo, erano, diciamo, spettacoli di un livello
spesso piuttosto infimo. Dobbiamo quindi arrivare verso il 1500, quindi il teatro della Restaurazione inglese, la commedia dell'arte, anzi, diciamo, il primo contratto di cui si parla, di cui si ha notizia del 1564, è una tal Lucrezia di Siena, quindi diciamo, sì, diciamo siamo toscana, quindi naturalmente non poteva che essere una donna toscana la prima che riusciva a scardinare questo muro, però diciamo in realtà siamo in tutti i secoli, quindi come dire, a scrivere testi anche per le donne sono stati gli uomini, a interpretare le parti delle donne erano degli uomini. Ecco, ci sono dei personaggi ovviamente celebri, no? Medea, le donne di Shakespeare, che però sono state scritte da uomini. Ecco, tu da donna, com'è che vedi, cioè com'è che leggi questi personaggi? Cioè sono personaggi diventati famosissimi, sono Lady Macbeth, ce ne sono tantissimi, ma voglio dire, si nota secondo te che comunque c'era dietro un occhio maschile? O sono riusciti questi grandi autori in qualche caso invece a dare una loro interpretazione femminile, diciamo, corretta, accettabile, stimolante? Ma direi di sì, soprattutto per quanto riguarda Shakespeare, che comunque è la mia passione, come credo lo sia per molti. Certo. Ecco, i personaggi femminili di Shakespeare sono molto... molto indovinati, ecco, cioè è riuscito veramente a cogliere l'animo femminile. Poi credo che la cosa più difficile non sia tanto scrivere, ma quanto metterlo in scena. Non ho mai potuto vedere chiaramente un uomo che impersonava appunto Medea. Ecco, non so quanto sia stato capace di esternare questo mondo femminile che chiaramente soltanto noi donne abbiamo. Ecco, su questo ho dei dubbi. Sullo scrivere, no, devo dire che insomma gli autori che maggiormente andiamo ad analizzare nei nostri percorsi, i ruoli femminili sono stati ben descritti. Poi ecco, tra l'altro noi abbiamo, come dire, abbiamo in mente queste interpretazioni, noi diciamo di queste epoche, fatte da donne, quindi effettivamente quando tu dici, si sarebbe dovuto vedere come, cioè, spesso c'era la tendenza un po' a mettere anche un po' in imbarazzo, in ridicolo, no? Quindi magari, chi lo sa, però diciamo che almeno dal punto di vista della scrittura questi personaggi sono, insomma, sono stati resi in modo accettabile. Ecco, la presenza delle donne nel teatro, beh, diciamo, è stata forse ancora più difficile appunto per quanto riguarda le autrici e le registe. E qui i tempi sono stati ancora più lunghi perché, insomma, fondamentalmente dobbiamo arrivare nell'Ottocento, insomma, qualche eccezione, ecco, abbiamo sempre in mente Afra Behn nel Seicento, però erano casi molto molto sporadici. Ecco, diciamo, allora, esiste secondo te una specificità femminile nello scrivere e dirigere opere teatrali, oppure diciamo che il discorso è questo? Allora, è giusto che ci sia ovviamente questa eguaglianza di diritti, giustamente anche nella scrittura teatrale, per cui, come dire, ok, questo quindi è un fatto, diciamo, di giustizia, ma dal punto di vista stilistico, dal punto di vista dei contenuti, invece, diciamo, la cosa è un po' più neutra, oppure tu ritieni che invece effettivamente una regia al femminile, una scrittura al femminile abbia alcune caratteristiche specifiche insostituibili, e secondo te quali possono essere, quali sono? Ecco. Sulla regia direi di sì, sulla scrittura appunto non è che poi abbiamo molte autrici, insomma, con il quale confrontare i testi scritti da un uomo o scritti da una donna. Per quanto invece riguarda la regia, mi sento di dire che è un punto di vista completamente diverso, quello femminile. Sia che si tratti di argomenti puramente femminili oppure no. Ma questo perché
ci rappresenta, cioè questa distinzione è quella che poi ci differenzia al di là anche dell'aspetto fisico, è proprio un modo diverso di vedere le cose, di affrontarle, e quindi anche le regie femminili, cioè fatte da donne, sono a mio parere anche di livello superiore, sarò anche di parte chiaramente, però ho sempre trovato un'attenzione maggiore, ecco che ritorna questa parola, soprattutto nei dettagli, che poi sono quelli che fanno la differenza. Quindi sì, per quanto riguarda la regia, la donna ha sicuramente un passo in più. Passi più. Bene. Ecco, a questo proposito, quindi entriamo un attimo in un campo un po' più personale, no? Ecco, tu sei appunto, sei un'attrice, quindi sicuramente c'è qualche nome che per te ha un significato un po' più particolare, perché magari ti ha influenzato, magari una persona che hai conosciuto anche direttamente. Quindi ecco, se magari ci dici quali possono essere state, diciamo, alcuni personaggi femminili che ti hanno più influenzato dal punto di vista sia della recitazione che della regia. E ecco, in una recitazione femminile cos'è che ti colpisce maggiormente? Cos'è che ti incuriosisce maggiormente? Che ti dà più stimoli, più suggestioni? Sicuramente una figura femminile alla quale mi sono non ispirata, perché non è neanche corretto, ma che comunque ho ammirato, ammiro ancora, anche se purtroppo non c'è più, è Mariangela Melato. Indipendentemente dai ruoli che lei poteva avere interpretato. Obiettivamente non c'è un ruolo che io preferisco, o un personaggio teatrale che ho preferito di più rispetto agli altri. Mi è sempre piaciuto vedere la verità, ecco, cioè vedere questa donna, come nel caso della Mariangela Melato, che quasi non era neanche più una donna, cioè non si è mai preoccupata di essere né bella né brutta o di apparire, si è sempre preoccupata di rendere merito e di portare in scena la forza di quel personaggio. Ecco, la forza è un'altra parola alla quale io tengo molto, perché credo che questo dobbiamo fare quando siamo sul palcoscenico, e la donna, se vuole, ha veramente tanta forza, cioè è una potenza, e questa è un po' la differenza che noto tra appunto gli interpreti maschili e femminili. Cioè ci sono gli uomini forti sia come ruolo ma anche come personalità, ma se una donna dice di essere forte sfonda veramente. Quindi ecco, è un po' questo quello che io ho sempre ammirato e che continuo a cercare, cioè la forza, ma essere veri. Beh, io ricordo quando avevi letto, venuto in mente adesso, questo è, quando avevi letto quell'estratto della Dandini, quando eravamo ad Amelia, ecco, in occasione, adesso non ricordo in quale occasione, era una cosa della WILC, no? Ecco, mi ricordo che era una... L'inaugurazione della biblioteca. Esatto. Era una... Beh, insomma, era una lettura, no? Perché poi anche qui, no? Sì. Spesso la lettura, diciamo così, purtroppo è diventato anche un po' un modo un po' semplice, no? Per qualche attore così di fare una cosa non più impegnativa di tanto. Mi spiace dirlo, ma a volte diventa un po' un escamotage, no? Mentre invece la lettura, la recita, quindi diciamo semplicemente la figura della persona lì e il testo, quindi la forza del testo, è veramente un qualche cosa di particolare. Ecco, mi ricordo questa tua lettura e devo dire che è vero, insomma, questo aspetto della forza si era sentita molto, anche rispetto al testo, che chiaramente, insomma, il testo della Dandini era veramente molto,
molto incisivo, ecco, e devo dire che in effetti questo particolare adesso me l'hai fatto venire in mente, quindi, come dire, detto e fatto, insomma, in questo caso. Ecco, prego, dimmi. No, ti volevo dire appunto che in merito, ecco, ai testi della Dandini, è una cosa alla quale io tengo veramente tanto, perché nella vita comunque mi spendo contro la violenza alle donne. Certo. Lo faccio sostenendo un'associazione, sostenendo una fondazione, ma lo faccio anche portando quello che io credo, insomma, di saper fare, che è appunto l'arte teatrale, per sensibilizzare su questo tema che purtroppo è ancora in essere e chissà per quanto lo sarà. È ancora un tema. E c'è un momento particolare della mia vita personale, anche artistica, che mi commuove ancora quando ne parlo, per più motivi che ora, insomma, vi spiegherò. Anni fa ci fu un concorso della WIT di monologhi, era un concorso nazionale. Io partecipai, ma decisa veramente a portare un testo di Serena Dandini tratto da Ferite a morte. E sinceramente io non andai per vincere o per altro, io andai perché volevo portare quel testo. Fu un'esperienza molto particolare, al di là che non mi aspettavo né di trovare Antonio, né di trovare Domenico, né di trovare altre persone, insomma, in rappresentanza della WILT. Pensavo che era un modo di passare una giornata diversa, e invece ho vinto. Ma l'emozione grande non è stata perché aveva vinto Stella, l'emozione è stata perché aveva vinto quel testo. Certo. E anche se per 10 minuti soltanto, però quelle parole, quell'esperienza raccontata di quella donna erano arrivate. E questa è stata veramente la mia grande, grandissima soddisfazione. La commozione fu enorme. E lo è ancora, perché è veramente una bellissima esperienza. E questo io continuo a farlo, perché, ecco, noi donne appunto abbiamo questa capacità, abbiamo questa forza e dobbiamo utilizzarla. E io cerco di utilizzarla sul palcoscenico, portando la mia voce a sostegno di chi non lo può fare, a sostegno di chi sicuramente ne ha più bisogno di me. Beh, questo è, ecco, molto importante quello che dici, perché da un lato, ecco, noi abbiamo sempre detto che soprattutto nel teatro amatoriale dovremmo imparare, cioè, insomma, ricordare sempre che sì, ecco, la rassegna, il festival, il premio, d'accordo, ma ecco, non è la cosa fondamentale. Quelle sono occasioni per presentare tematiche, appunto, per presentare opere che hanno un significato. Quindi da questo punto di vista ovviamente siamo d'accordissimo. Quello che devo dire, sottolineavamo prima, l'hai detto anche tu, che purtroppo nel 2020 ancora dobbiamo ragionare, impegnarci su questo tema della violenza alle donne, che il fatto che sia ancora un problema, la dice lunga sulla, diciamo, inciviltà che purtroppo contrassegna ancora il genere umano, insomma. A questo punto, visto che siamo entrati in questo tema, poi l'altra domanda la facciamo dopo, parliamo del, appunto, del progetto Donne della WIL, no? Che è appunto, che è legato a questa tematica in particolare, e che è appunto uno dei progetti che, insomma, l'esecutivo e la WIL appunto sta cercando. Adesso ovviamente dovremo ripartire da capo, sarebbe dovuto partire già da molto tempo, ma diciamo sarà sicuramente uno dei punti di forza della ripresa delle attività, ecco, perché tu per l'esecutivo nazionale sei appunto la responsabile, ecco, quindi parlaci un po' di questo progetto. Questo progetto è un progetto molto semplice,
nato qualche anno fa, appunto alla precedente assemblea di Cattolica, con l'aiuto anche di Loretta, di Lolla, per tutti noi Lolla, e di questo la devo ringraziare perché veramente mi ha sostenuto per portare avanti questo progetto. Ed è un progetto, come dicevo prima, molto semplice, però stranamente, proprio perché è così semplice, ho l'impressione che non sia stato capito. Quindi approfitto di questa occasione, di questa tua insomma, domanda in merito per tentare nuovamente di spiegare questo progetto. È semplicemente una presa di posizione. Cioè una dimostrazione che noi che abbiamo questa fortuna, perché è una fortuna poter parlare ad altre persone, ci impegniamo per sostenere, difendere, promuovere cause, io le chiamo sociali, perché comunque è una causa sociale, la violenza alle donne, la discriminazione. Di qualsiasi tipo, cioè io sono abbastanza impegnata sotto questo aspetto. Si tratterebbe quindi solo di fare questo, sul proprio territorio, offrire, la propria arte con tutta, lo dico con la massima umiltà, per sostenere fondazioni, sostenere associazioni che ci sono nei rispettivi territori, che si adoperano appunto contro la violenza alle donne, portare le testimonianze di altre donne, organizzare eventi, rappresentazioni, perché spettacolo non mi sento di chiamarli spettacoli quando si tratta di questi temi. Sarebbe solo questo il progetto Donne Vinte. Poi noi donne ci possiamo anche spendere e scendere in piazza, diciamo che poi la nostra piazza è il palcoscenico, ma comunque è un posto visibile, perché non è detto che sia un palcoscenico, può essere veramente una piazza, può essere un cortile, può essere una biblioteca, può essere qualsiasi posto dove più persone si possono riunire e possiamo dire la nostra per cause che non riteniamo corrette. Quindi qualsiasi, potrebbe essere la guerra, potrebbe essere qualsiasi cosa. Però ecco, ho capito che questo progetto non è stato così interpretato, perché spesso vengo contattata perché qualcuno semmai vorrebbe, consentitemi il termine, piazzare uno spettacolo, ma non facciamo questo, non è questo. Credo che la Wilt abbia anche un dovere morale di fare altro, cioè non è solo una vetrina, come dicevi appunto tu prima, rassegne, concorsi. Tutto molto bene, tutto molto bello, lo faccio anch'io, ci partecipo, ci mancherebbe. Però abbiamo anche un altro impegno, un dovere. Almeno per me è così. E io questo lo faccio e vorrei che questo messaggio arrivasse. Spero che arrivi, è arrivato, qualcuno lo ha fatto, appunto la stessa Loretta. L'ha fatto anche Antonella in Puglia, poi le ragazze del Gatto Rosso, chissà quanti altri che però poi non me ne hanno dato informazione, Elena in Sardegna. Però ecco, vorrei veramente che si creasse una rete di persone, di donne, di uomini, di attori non professionisti che si spendono per questa causa. Ecco, lì una parola che tu hai usato, questa sera è la sera delle parole chiave, direi. Esatto. Prendere posizione.
Ecco, questo sì. È un concetto sul quale bisogna un attimino, ecco, specialmente nel nostro mondo, no? Perché quello appunto che si vuol fare in realtà è, come dire, dare rilevanza, risonanza a questa presa di posizione su questo tema, che naturalmente può essere fatto in tanti modi, nelle singole regioni, a livello nazionale, insomma, però diciamo il problema è quello, cioè dare voce purtroppo, come dicevamo prima, a questa tematica, non solo questa, perché ce ne possono essere altre, però certamente questa è quella più... Quindi insomma, vediamo con la ripresa di vedremo tutti di un po' più chiaro e un po' più evidente, perché comunque è un tema sul quale la WILT è molto interessata ed è appunto, adesso mi permetto di sottolinearlo perché quello che hai detto tu è molto molto importante. Teatro è un fatto etico, è un fatto di prendere posizione, quindi su questo assolutamente deve sempre essere ben presente, soprattutto chi non è condizionato da una necessità professionistica che a volte purtroppo ti impone degli obblighi, lo diciamo senza appunto, come dire, è chiaro che è così, no? Quindi noi che siamo più liberi, maggiore responsabilità abbiamo da questo punto di vista. Torniamo allora adesso alla tematica della recitazione, no? Allora, il tema era questo, diciamo, ci sono molti attori, attrici che sono conosciuti per essere soprattutto attori drammatici oppure attori di commedia, no? La versatilità in questo campo non è che sia così diffusa, poi ci sono state alcune eccezioni, abbiamo visto, non so, Alberto Sordi, che conosciamo tutti per essere, no, un attore di commedia, i ruoli drammatici che ha fatto pochi, ma insomma ha saputo dare delle interpretazioni straordinarie. Mi viene in mente Jack Lemmon, quando negli ultimi tempi ha completamente cambiato registro, ecco. Allora, io non dico che meno personalmente questa non la trovo una discriminante, cioè nel senso, se un attore si specializza in un versante per me va bene, cioè non è che il fatto di essere così versatile sia necessariamente un valore aggiunto, però esiste. Mi sembra, questa però è una mia sensazione, volevo condividerla con te, mi sembra che tutto sommato questa maggiore versatilità sia più presente forse nel mondo delle attrici che non in quello degli attori. Quindi ecco, hai anche tu questa sensazione, e se è così, per quale motivo pensi che ci sia questa maggior capacità delle donne di passare da un registro all'altro, sempre appunto ammesso che questa mia sensazione sia corretta, insomma? No, la tua sensazione è corretta ed è così. Sicuramente perché il nostro mondo è più ampio rispetto al vostro, e questo lo dico con leggerezza, non voglio essere sicuramente offensiva, però ecco, il mondo femminile è veramente complesso e a sua volta anche meraviglioso, perché abbiamo mille corde all'interno di noi, mille sensazioni, mille emozioni, ed è per questo che secondo me una donna riesce molto a calarsi in vari ruoli, cioè passare dal drammatico al comico senza tanti problemi. Poi è vero che ognuno di noi ha un punto di forza. È vero che noi non professionisti, proprio perché non facendolo per professione, dobbiamo anche ottimizzare il tempo, perché il tempo a disposizione è poco. Quindi è naturale che soprattutto anche nei laboratori i bravi maestri inizialmente proprio riescono a cogliere qual è il punto di forza di ognuno, e su quello poi ci lavori, e questo poi te lo porti avanti. E sono anche convinta che però la versabilità, come si voglia chiamare, la puoi raggiungere se hai ben chiaro il punto di forza, cioè se hai delle belle basi su quello che è il tuo punto di forza,
Allora, poi dopo puoi fare quello che vuoi, cioè ti puoi veramente liberare, andare tranquilla su qualsiasi aspetto, altrimenti no. Questo per quanto mi riguarda è la mia esperienza personale. Un'ultima domanda che poi abbiamo esaurito la nostra mezz'ora, ma poi abbiamo ovviamente i nostri tempi supplementari, come al solito, per le domande dallo studio. Ecco, abbiamo parlato appunto di regia e recitazione, mi viene in mente anche i laboratori. Allora, ci sono laboratori che, insomma, per molto tempo la conduzione dei laboratori anche lì è stato un po' un monopolio maschile per molto tempo, no? Poi invece sono appunto subentrate altre, anche qui le cose sono cambiate. Ecco, anche in questo credo, no, che ci sia comunque una differenza comunque di impostazione, no, da un punto di vista maschile e femminile rispetto o quantomeno lo è in generale o è su alcune cose specifiche, cioè nel senso su alcune tematiche, secondo te, quali sono quelle un po' più, diciamo, caratteristiche caratterizzanti per dei laboratori che più di altri necessitano di una visione femminile. Ecco, in mente quando Eugenio Barba insieme alla Giulia Varley, no, si alternano nelle loro cose e vedo che effettivamente su certi aspetti era assolutamente necessario che intervenisse la Giulia, no? Perché, e stiamo parlando di Enrico, stiamo parlando di Barba, quindi voglio dire, chiaro che siamo. Però su alcune cose effettivamente la differenza si notava. Ecco, anche tu hai questo tipo di, visto che appunto hai parlato di laboratorio a cui hai partecipato o che hai tenuto. Ecco. L'ultima domanda prima di passare al nostro studio. Sì, la risposta è sì, c'è una sostanziale differenza, soprattutto quando si va a toccare temi profondi, cioè temi dell'anima, temi di sensibilità. Cioè l'uomo, pur bravo che sia, pur sensibile che sia, ma non riesce a toccare quelle corde. Cioè una insegnante donna ha una modalità di spiegarti alcune cose, che chiaramente mi riferisco al femminile, che a volte basta anche guardarla negli occhi, l'insegnante, e capisci cosa comunque cercava di spiegarti, cosa devi andare a cercare in te e cosa vorrebbe che tu riuscissi ad aprire. Un uomo in questo ci riesce un po' peggio. Poi, insomma, dipende anche da quello che, dai testi che vai a affrontare, dall'argomento, cioè è ampio il discorso e il ragionamento, non lo si può certo definire qui con queste nostre chiacchiere, insomma, nel senso, detta la Toscana, chiacchiere. Ecco, niente, io direi che possiamo passare allo studio per eventuali domande che sono arrivate dai nostri ascoltatori. Chiedo quindi a Danio se... Eccomi qua. Eccoci. Eccoci qua. Allora ho un paio di piccole domande io, però intanto te ne pongo subito una che è arrivata da Ermanno, che penso che voi conosciate Ah, appena appena. No, di Ermanno ti vista. manda un messaggio e ci dice che appunto Stella parlavi di regia al femminile, maschile, di recitazione. Lui dice: a me è capitato più volte di lavorare in regia con una cara amica. Ed è stato davvero un corteggiamento costante di stili, idee, una bellissima contaminazione. Mi ha permesso perfino di esprimere meglio me stesso. E lui chiede: hai avuto esperienze simili? Cioè di condividere una regia con un uomo, quindi mettere a confronto Sì, certo, idee, quindi maschili e femminili? no, questo costantemente, questo è sempre in ogni mia esperienza, sicuramente perché appunto ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con persone qualificate, però ecco, questo mi è successo sia al maschile che al femminile, ma
dovendo interpretare un ruolo femminile dove si va a toccare argomenti o tematiche come potrebbe essere, mettiamo, non so, il corteggiamento, cioè lo sappiamo noi donne come si corteggia un uomo non lo può sapere. È vero. Quindi, ecco, È vero. scusate, cioè lo stato d'animo che può provare una donna quando anche si sente corteggiata, lo sa una donna, cioè l'uomo ti può dare un'indicazione, però poi non può andare oltre, quindi te lo devi gestire da te oppure ti confronti con una donna. E ve ne guardate bene dallo svelare queste cose, naturalmente, così ognuno. Assolutamente. No, poi un'altra piccola domanda che volevo farti. Hai parlato prima di si parlava del progetto Donne, di fare rete, di insomma di coinvolgere il più persone più possibile. Materialmente, diciamo, a livello pratico, secondo te che input bisognerebbe dare per poter far sì che questa rete possa essere più attiva, più concreta, che cominci a lavorare in modo più concreto? Prendere posizione. Questo è un messaggio, cioè avere, diciamo, usiamo questa parola coraggio, però forse è eccessivo, No, giusto. di prendere una posizione, indipendentemente dal risultato, indipendentemente da ricevere applausi, non applausi, indipendentemente dal dover girare o meno l'Italia, ma è veramente una presa di posizione, cioè uno schieramento a favore di alcuni e contro altri. Questo è il messaggio smart che mi sento di dire. Certo, infatti abbiamo anche appena uscito il numero di scena nuovo che in copertina riporta, ecco, al di là dello spettacolo che viene da noi, ma non è tanto per quello, ma è proprio una tematica, si parla di questo spettacolo che è Triangle, 25 marzo 1911, dove appunto si ricostruisce la storia di queste operaie che morirono in questo incendio incredibile. Tu appunto hai parlato prima cioè, si è parlato della tematica femminile in un ampio spazio, perché si è parlato di femminicidio, poi ci sono anche molte altre problematiche. Nonostante siamo nel 2020, ci sono ancora molte disparità anche a livello lavorativo fra uomo e donna, ma in tutti gli ambiti lavorativi, ma anche nell'arte stessa, purtroppo. Al di là di tutto quello che è successo nei mesi scorsi, di tutto quello che abbiamo subito purtroppo per questa pandemia, e con queste disparità che ci sono ancora e che si spera che si vengano colmate o che si esauriscano in questo modo, in modo veloce, la tua visione sul futuro del teatro e sul futuro del ruolo della donna nel teatro, ma anche del ruolo della donna nella società. Allora, caro Dario, partendo dal presupposto che io sono fermamente convinta che il teatro ci può salvare e che le donne potranno salvare il mondo, credo che la risposta si potrebbe anche chiudere qua, però è un po' troppo sintetica. Quanto riguarda il futuro del teatro, dobbiamo semplicemente metterci nuovamente in gioco, dobbiamo essere pronti ad una nuova realtà che ci viene presentata, perché le cose sono cambiate, chissà per quanto ancora e chissà se poi potranno Come sarà? tornare come era un tempo. Quindi facciamo morire tutto, cosa che io personalmente non voglio assolutamente fare, oppure ci adeguiamo a questa nuova situazione. Poi, in fondo, in tutte le
le vicende che si sono susseguite nella storia, ognuno si è dovuto adeguare a qualcosa, che sia stata una certo. guerra, che sia stata appunto altre carestie, situazioni, quindi è toccato a noi, cioè in questa epoca è toccato a noi che siamo ancora qua e quindi dobbiamo semplicemente adeguarci. Rimboccarci le maniche e lavorare. Rimboccarci le maniche senza farne una tragedia, perché assolutamente non è una tragedia, o quantomeno non lo deve essere per noi non professionisti, perché certo. io non mi permetto di entrare nell'ambito perché non è tutto non un altro discorso, ma giustamente è tutto un altro discorso. Ma per quanto riguarda noi non professionisti, possiamo semplicemente fare questo se amiamo il teatro, perché poi queste situazioni mettono alla prova in tutti i sensi, in tutti i settori, no? Quindi se veramente ami qualcosa, vai avanti. Certo. Non ti fermi di fronte a questo, non ti deve far specie doverti ritrovare davanti soltanto a 20 persone oppure in un ambiente completamente diverso. Certo, non deve essere un discrimine, tanto comunque teatro no. Basta una persona sul palco e una che guarda per fare teatro, giusto? Appunto. Quindi. Paolo? Ma no, direi che, come dicevo prima, oggi Stella ci ha puntualizzato tante parole importanti. Io risottolineo questo: prendere posizione per coraggio, questo è quello che si deve fare. Il teatro amatoriale ha sempre questa possibilità, è più libero, è più, se vogliamo, è più bistrattato, ma forse questo ci ha sempre facilitato nel essere capaci di rimboccarsi le maniche e andare avanti. Abbiamo una responsabilità, e quindi diciamo quello che riguarda non solo questo l'argomento di questa sera, che era ovviamente specifico sulle donne, ma in generale abbiamo una responsabilità etica, e quando hai una responsabilità etica non è che si possono fare dei passi indietro, o vai avanti o vai avanti, non c'è certo. niente. Quindi su questo cogliamo questa ventata di energia che ci ha dato Stella e la ringraziamo per il grazie a voi sicuramente Stella. Grazie a Paolo, grazie a Dano, grazie a voi. Lo sai, Paolo, che mi hai, tra virgolette, costretto a fare una cosa per me molto, ma molto difficile, però siccome l'ho fatto volentieri, siccome credo veramente in questa nostra Wilt, credo in un futuro migliore, nonostante tutto, e quindi ho accettato questa sfida perché... Ecco, come hai detto tu, me ne vanto un po', spero di aver dato una boccata di energia. Di energia, e assolutamente. E di forza. È di forza, bene. Da sottolineare, del vocabolario. Va bene. Bene, grazie Stella di aver accettato il nostro invito, grazie di aver partecipato alla nostra chiacchierata, grazie a Paolo per aver condotto magistralmente come sempre la puntata di questa sera. Questa è l'ultima puntata della stagione, noi adesso ci fermiamo perché stiamo preparando altri progetti, altre novità, altre cose, sia in rete sia in teatro, perché nonostante tutto non ci si ferma mai, e comunque noi ritorneremo verso settembre, metà settembre, poi lo decideremo quando, sempre in diretta sulla pagina Centro Culturale Next, sempre Exit 30 minuti con altri ospiti. Grazie Stella, grazie Paolo, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, ci rivediamo a settembre. Ciao a tutti, ciao.